Ciao a tutti, il nuovo Space Jam. Allora, ho visto giusto qualche recensione, una in realtà, e dove vedevo che se ne parlava poco bene, dicendo che è tanta forma, sostanza e adesso, tanta forma appunto è poco, molta estetica e poco contenuto. Ecco, io già su questo non sono d'accordo, perché il film assolutamente ha contenuto, c'è tutto il tema. Che poi appunto il tema principale è quello del rapporto padre-figlio, dell'essere se stessi, come dire, una certa retorica che vuole il lavoro come soltanto, come dire, lavoro duro, pedagogia se vogliamo, e anche un po', della frusta. E dall'altra parte invece l'idea che il lavoro possa essere anche qualcosa di ludico. Possa essere qualcosa di divertente, di divertirsi o comunque non perdere la voglia di divertirsi al proprio lavoro, che è una cosa anche, come dire, è un dilemma anche contemporaneo. Io vedo sempre di più, e forse noi generazioni siamo un po' i primi a scontrarci, perché da una parte abbiamo l'ambizione e la volontà di divertirci nel nostro lavoro, con che il lavoro ci debba piacere. E poi ci scontriamo col fatto che invece il lavoro è anche duro, è qualcosa che non sempre ci piace. Vabbè, questo è un altro discorso sociologico che forse si riprenderà in un altro contesto, ma questo è per far capire quanto un film come questo, apparentemente, così come qualcuno ha definito soltanto commerciale, come se poi questa fosse una colpa, in realtà è ancorato al tessuto sociale più di quanto sembri. Quindi c'è questa cosa, quindi il rapporto padre-figlio con due rappresentazioni del lavoro. E del modo di intenderlo, oltre al fatto di generazionale, se rifare o meno, portare avanti quello che ha fatto il padre. Poi c'è quindi questo discorso di essere se stessi, ma soprattutto, finalmente, l'industria cinematografica mette in scena un nemico, un antagonista, un villain, che è rappresentato da un algoritmo. Finalmente in modo così evidente, perché il cattivo di questo film è appunto un algoritmo. E quindi questo fa capire quanto anche l'industria culturale prenda atto di qualcosa verso cui stiamo andando contro. Qualcuno la chiama l'algoritmocrazia, per dirci anche, attenzione, l'algoritmo, ci sono delle battute che lo fa capire, interpretato da Don Cheadle, in modo molto divertente, però le battute che lo fanno capire, lui dice al ragazzo che rapisce appunto al figlio di LeBron James, dice guarda, ma lui il figlio gli dice come fai a saperlo? E dice ma guarda, ovunque c'è un telefonino, ovunque c'è una stampante, ovunque c'è una videocamera, eccetera, eccetera, io sento. Quindi in modo simpatico però va a dire attenzione, l'algoritmo è un'intelligenza e non è detto che sia positiva questa cosa. Quindi buona anche secondo me questa cosa, poi ovviamente, dal punto di vista cinematografico, uscendo invece da quello che è il contenuto e andando più sulla forma, che poi è sempre legata al contenuto, in realtà c'è come il film riprende l'estetica che aveva creato Spielberg con Ready Player One. Cioè, questo è un film estremamente metacinematografico con la Warner che omaggia, diciamoci la verità, certo, si autopremia. Nel suo universo, però allo stesso tempo la Warner è vero che ha costruito la cultura pop, è una delle case di produzione che ha costruito, delle major che ha costruito la cultura pop dell'ultimo secolo, ok? E quindi vedere un pezzico nei Looney Tunes e Casablanca, o vedere LeBron James con i Looney Tunes che vanno dentro Matrix, vedere i Gremlins, vedere ovviamente la DC, l'universo DC, quindi anche questa capacità di loro che dicono vorrei essere, entrare nella Justice League. Questo, se vogliamo, è anche un po' un'operazione marchettara per elogiare e sponsorizzare quello che è stato un po' il punto debole anche della Warner, ovvero la costruzione dell'UDC, della DC un po' altalenante. E dicevo, riprende questa cosa di Ready Player One, ma dal punto di vista estetico è fantastica. Oltretutto, in questo modo, è interessante perché l'algoritmo, che è interpretato appunto da Don Cheadle, all'inizio gli dice che, cioè tutto nasce dal fatto che lui vuole prendere LeBron James e presenta questa idea per fare in modo che LeBron James diventi un attore e che entri in tutti gli universi, praticamente che duplichi la sua immagine, il valore cinematografico e entri quindi in tutti gli universi narrativi della Warner. LeBron James nega, ma in realtà poi rifiuta, ma in realtà poi con questi escamotaggi nel film, mentre lui sta cercando che Looney Tunes di comporre la squadra, va in giro per gli universi della Warner nel server.
In realtà sì, proprio si concretizza proprio quella che è l'idea del cattivo algoritmo, perché LeBron James in questo modo comincia ad attraversare tutti questi universi narrativi cinematografici e diventare ogni volta un personaggio diverso. Oltretutto, la Warner, come dire, sperimenta, va avanti, anche perché, tra l'altro, ormai si sa che si sta cercando di andare, e anzi si già un po' si fa, verso il poter riprendere anche attori che sono alcuni addirittura anche morti e poterli riportare in vita e mettere nei film, nelle cose. Insomma, anche dal punto di vista estetico, secondo me questo è un film che ha tanto da offrire. Io mi sono divertito tantissimo, dico sinceramente, proprio da cinefilo. E poi il film, cioè un film come Space Jam, quello del, mi pare fosse il 96, l'originale con Michael Jordan. Era difficile perché, come dire, trovare un modo per eguagliarlo, comunque sia, perché era già un film ricchissimo che puntava tantissimo sull'aggiungere, mettiamo di più, di più, di più, di più, perché aveva a che fare con i cartoni animati. E questa volta anche con la scusa del fatto che si trovano dentro un videogame, riescono ad oltrepassare certi limiti e a giustificare il perché tutto sia così all'interno, poi pomposo, pieno di fantasia e pieno di un sacco di cose che si possono fare sul campo da basket, che di solito ovviamente non possono succedere. Anche questa cosa del pubblico che arriva, vabbè, non voglio fare spoiler perché veramente c'è da divertirsi. E poi, a me piace anche guardare, appunto, fare critica cinematografica, per quanto mi riguarda, vuol dire anche riconoscere le capacità industriali di un film, perché comunque stiamo parlando di un prodotto industriale. E guardate anche il product placement che c'è dentro, quello della Nike. Ho già visto adesso Oro Choc che sta sponsorizzando i personaggi che trovi dentro. Insomma, anche da questo punto di vista il film si rivela un'operazione molto intelligente e commerciale. E ripeto, non cedo niente di male, anzi, magari noi avessimo la capacità di saper mettere insieme brand e fare un grosso film che riesca, come dire, ad arricchire diverse industrie, come dire, entrare nell'immaginario e ad arricchire appunto le industrie, il mercato. Non c'è davvero niente di male. Anzi, lo trovo una cosa molto intelligente, mi piacerebbe vedere in Italia. E poi un'altra cosa, se il primo Space Jam vedeva soprattutto, un po' riprendendo chi ha incastrato Roger Rabbit, che era stato fatto prima, quindi mettere insieme il cartone animato con l'attore in carne e ossa, qua invece le cose si ibridano completamente, nel senso che fino proprio a nascondersi da una parte all'altra, non c'è una vera coesistenza contemporanea tra il cartone animato e il personaggio in carne e ossa, quasi mai. E qua al contrario è che LeBron James diventa cartone animato e i cartoni animati, invece, Looney Tunes, forse per stare al tempo, appunto, assumono un'estetica molto più realistica, più, se vogliamo, anche da personaggi cartuneschi di oggi, che sono più tattili, anche se vogliamo, tangibili. Insomma, ci sono tutta una serie di trovate, anche estetiche, in questo senso, che secondo me rendono il film molto interessante. Poi il film è divertentissimo. I bambini e le famiglie erano tutte in sala. Io già pensavo, cavoli, chissà che casino faranno. Tutti in religioso silenzio. Quindi, adesso, al di là della critica, poi il pubblico, almeno oggi, si è divertito. E questo per me poi è l'importante. È un film per famiglie e le famiglie mi è parso proprio che si stessero veramente, veramente tanto divertendo. Poi io sono contento quando, appunto, al di là dei giudizi di noi critici, il cinema riesce ancora a emozionare, a farci vibrare, a farci immaginare. Questo è un film proprio che va a giocare con l'immaginario, è pieno di colori, di idee, di fantasie. Riprende i Looney Tunes, prende appunto i grandi film della Warner. Ma che figata! Va bene, fatemi sapere quando lo vedete. Grazie a tutti, ciao e alla prossima.